Oh, ma che fine ha fatto? Curiosità? Questa e tante altre domande verranno risposte. Cioè, nel senso, se almeno uno di voi se l'è chiesto, gli risponderò. Poi, questo sta a voi. Ah, premetto che è molto tardi, quindi devo parlare a bassa voce. Comunque, allora, curiosità, praticamente è sparito dal canale. Questo semplicemente perché non faceva più le visual di una volta praticamente e i like di una volta e quindi abbiamo deciso di interromperla brutalmente perché abbiamo pensato che forse vi eravate un attimo stancati di questa serie che comunque va avanti dal 2018, cioè praticamente abbiamo aperto il canale e poco dopo abbiamo annunciato diciamo questa rubrica, tra l'altro qui esce il vlog, ve lo metto adesso, il vlog dove abbiamo appunto annunciato questa rubrica. E tra l'altro avevamo anche annunciato altre due rubriche o format. Non so ancora se sono rubriche o format perché non sono mai uscite. E tra l'altro una di queste non uscirà mai, ovvero Esperimatti. Praticamente abbiamo cancellato la realizzazione di quel format. Ma probabilmente ne parleremo molto meglio in futuro. Non è sicuramente questo il video. Tornando su curiosità, appunto. È una serie che praticamente è nata quando siamo nati noi su YouTube. E colgo l'occasione per informare chi di voi che non sa che cos'è. Se tu vivi su Marte, ad esempio, o se sei un nuovo iscritto, semplicemente, è una rubrica sulle curiosità di tutto il mondo, di cose particolari, strane. E ve la lascio qui, curiosità è uscita qui e anche in descrizione, ovviamente. E piace anche un sacco, o perlomeno piaceva, dato che appunto abbiamo deciso di interromperla per mancanza di visual, o comunque la riduzione brusca delle visual. Abbiamo pensato, forse le ha rotto un po' il capo, l'abbiamo messa praticamente da parte per far spazio ai video nuovi e video divertenti nuovi che sono usciti poi. Tra l'altro è uscito anche il nuovo format, il nostro primo format. È veramente un progetto gigantesco, ci abbiamo lavorato per mesi e non vi nascondo che per colpa di quel progetto, di quel format, abbiamo perso l'occasione di registrare tanti altri video. Per esempio, quando siamo insieme io e Matt, in 8 ore registriamo, cazzo ne so, 5 video, 6 video, 7 video, mentre durante la realizzazione del format Food Fighters, tra l'altro per chi non lo sa, in quelle 8 ore magari registravamo 6 ore un singolo video, ovvero Food Fighters l'inizio. Che esce anche questo qua. Praticamente quello è l'inizio del format, è un mini film che abbiamo deciso di fare per, diciamo, sponsorizzare il format in sé. E quello ci ha fatto perdere una valanga di tempo questa estate. Siamo stati praticamente tutta l'estate e anche un po' d'inverno a realizzare al meglio quel format, che per voi sarà quasi una cazzata, ma per noi ci ha portato via veramente un sacco di tempo. Poi io e Matt, come sapete, per chi ci conosce, non ci vediamo spesso, anzi, girando quelle puntate si perde 2 ore a puntata solo per girare la puntata, poi montarla e caricarla. È tutto un altro cinema, un'altra produzione ci vorrebbe. E quindi è stato veramente, veramente complicato. Però siamo contentissimi appunto di aver lanciato un format così grosso come Food Fighters. Quindi diciamo che, ok, non c'entra niente questo discorso di Food Fighters e tutto, però nel dubbio faccio conoscere anche quel format. Fa sempre bene, però vi sto anche spiegando i motivi principali per la quale Curiosità è sparito dal canale praticamente da quasi un anno e tra questi motivi c'è anche Food Fighters. Insomma, tra visual di curiosità calate e il nuovo format Food Fighters abbiamo deciso di mettere un attimo in pausa alcuni contenuti che portavamo, alcuni video, alcune serie, alcune cose, però l'80% in realtà della colpa è il fatto delle visual che erano molto calate, e mi piace anche, abbiamo detto ok, fermiamo un attimo tutto, magari si sono rotti il c***o e quindi abbiamo semplicemente dato più spazio agli altri contenuti. Non vi nascondiamo che io e Matt ancora facciamo attualmente, siamo a marzo, quindi vi sto parlando quasi in tempo reale, facciamo molta fatica a vederci. Sono 3 mesi che non ci vediamo io e Matt, quindi i contenuti che state vedendo ultimamente sono già stati preparati dall'ultima volta che ci siamo visti. Comunque, in realtà, diciamo che abbiamo, anzi, stiamo vedendo un calo generale proprio di tutte le visual di tutto il canale, di tutti i contenuti, video, insomma, non solo curiosità, nel senso. Quando abbiamo deciso di interrompere Curiosità alla serie, ovvero tipo quasi un anno fa, vedevamo quell'esatta rubrica. Ok, forse questa rubrica non ci sta più facendo le visual di una volta, però gli altri video comunque andavano come al solito. Mentre invece adesso praticamente tutti gli ultimi video non stanno andando come dovrebbero o come vorrei io personalmente. E questa cosa diciamo che non è proprio il massimo. Quindi vedremo insomma come andrà il canale in questi mesi, settimane. Forse è arrivata l'ora di chiudere il canale, non lo so.
Questo lo decideremo in separata sede, diciamo. Quindi, tutto sto mappazzone, insomma, vi ho anche un po' aggiornato su tutto il resto, e, insomma, vi ho spiegato la situazione di anche curiosità, semplicemente, andando a prendere altri discorsi e altri format, ma rientrava comunque in tutto il discorso del perché curiosità è sparito dal canale. Detto questo, veniamo alla domanda principale, che probabilmente sarà anche nel titolo. Che fine ha fatto curiosità? Beh, vi posso solo dire che forse dopo un anno è giunto il momento di tornare. Uscirà a breve il 16° episodio di Curiosità. Questo vuol dire che è un annuncio praticamente al riinizio di questa rubrica. Dopo questo video, d'ora in poi, dovrebbe ritornare ad uscire a cadenza mensile. Sono lieto di annunciarvi il continuo di questa rubrica perché ci sono affezionato, soprattutto perché, cavolo, sono un sacco di anni che c'è e soprattutto è la prima rubrica del canale. Però qual è il punto? Che tornerà in pausa anche forse molto presto. Perché praticamente dopo il 20° episodio forse sarà il caso di finirla. Anche perché, insomma, fare 30 episodi di questa serie mi sembra un po' inutile. Credo che penseremo bene a questa rubrica e penseremo magari se evolverla in qualche modo. Però ci sembra veramente monotono tornare a fare curiosità dopo il 20° episodio e tenere la serie nello stile vecchio. Quindi ci penseremo veramente tanto, però aspettatevi dopo il 20° episodio una bella pausa molto lunga. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Guardate anche gli ultimi video, soprattutto perché ci rimango male se no. Scrivici nei commenti se ti va cosa potremmo cambiare di curiosità. Scrivici soprattutto se dopo il 20° episodio sei contento o triste del fatto che curiosità probabilmente potrebbe finire. Insomma, 20 puntate, tenere la serie in quel modo forse andrebbe un attimo rivoluzionata, oppure semplicemente ricordata così com'è.